domanda che volevo farti come storica, neanche sui tempi dei cambiamenti, perché se noi siamo qua a dire ma quando è che c'è sta rivoluzione? No? Non vedo cambiamenti, non sento rivoluzione, non sento motori accendersi, non sento motori passare, insomma. Però forse la storia dei tempi che con la nostra urgenza non sono tanto, Bisogna andare al di là no? sempre della storia personale. Di recente l'ha ricordato Barbero, comunque non storico. Di recente racconta che aveva un nonno fascista, che era mancato il nonno, lui doveva fare un distinguo tra l'affetto che provava e tra il ruolo. Però lui diceva che bisogna andare oltre la propria storia personale, quindi forse il nostro pezzo si sa sempre che deve essere proiettato verso le generazioni future, però partendo da quelle che sono radici più antiche, quindi forse il pezzo di storia che noi viviamo è Insomma, così il momento un po' più breve. sfigato, forse. Sì, sfigato non lo so, è che io non Protagonista della credo mai che ci rivoluzione. siano state età dell'oro, io questa cosa non credo. Poi appunto il mestiere Come dello potrei storico ti permette di capire che a essere seconda dal finito? punto di vista, un po' come anche il regista, no? Che deve scegliere un pezzo, dipende sempre da dove guardi, dove sei e anche il narratore, se tu fai raccontare la stessa storia a sei protagonisti anche della stessa vicenda ti danno punti di vista diversi. Quindi i tempi della storia sono lunghi, dipendono comunque anche dalle fonti a cui attingi e puoi attingere. E quello, vabbè, è un altro argomento interessante, sulla storia orale, su come si tramanda, su come invece può essere viziata anche dalle emozioni, dell'emotività. Vorrei dirvi un'altra cosa legata alla motivazione che mi ha spinta a mettere le note storiche e a ribadire che è importante ritornare sui libri di storia e riprendere le fonti, perché appunto a partire da alcuni temi che emergono, in Italia i movimenti sono sempre stati fortissimi, incredibili, e poi si muovono appunto quando succedono delle cose eclatanti. Il movimento della resistenza è il più importante che ci sia stato in Europa. Allora, questi movimenti danno vita anche a delle democrazie, a delle carte costituzionali incredibili e a dei sistemi come quello che avevamo proporzionale puro, meraviglioso, che non è stato realizzato perché è il sistema democratico più, diciamo, Pulito. più pulito. E quindi io dico, se però appunto le persone non studiano anche le istituzioni, come sono nate, i movimenti e come sono importanti che certi istituti democratici come il sindacato e i partiti vadano difesi invece e non svuotati, per quello io dico un ritorno invece alla storia veramente di come sono nate queste istituzioni e di come sono state anche invece impropriamente occupate, io dico è un tema da affrontare, Quindi però non vanno smantellate, la io domanda è dico, cioè vanno. cosa ci insegna la storia, Magistre vitae, Cosa ci insegna la storia, però e poi cosa ci no, non insegna? possiamo. Ci insegna anche che ci sono degli strumenti che poi comunque vanno difesi e la storia ci insegna anche ad un senso di responsabilità importante e quindi ad essere attivi all'interno di una cittadinanza. Questo paese comunque ha una matrice fascista e cattolica da cui non si è mai bonificata e quindi è sempre alla ricerca del padre e il padre deve fare tutto. E invece l'essenza della democrazia è un senso di responsabilità profonda ed è la cittadinanza attiva e quindi tu devi partecipare. Non puoi, e quanta gente però invece sentiamo, al di là di quelli che si fanno il mazzo sempre nei movimenti, comunque quello lo Stato non mi ha dato, io non lo posso sentire queste cose perché lo Stato sei tu. E quindi manca quel pezzo di, secondo me, sempre di responsabilità e di partecipazione attiva, che ci va sempre a tutti i livelli. E però questo tipo di educazione, secondo me, non è immaturo nella nostra democrazia. C'è una domanda di rito che è questa, cioè quale domanda potremmo farci per continuare a pensare insieme e continuare una ricerca sul tema della cena? Quale rivoluzione è possibile a livello personale e a livello collettivo
partendo appunto dall'assunto che se non è per tutti, non è per nessuno. Sì, forse bisognerebbe ripensare, fare un'autocritica su cosa oggi può significare rivoluzione. Però forse da dove partire, quali motori innescare in maniera più spontanea, forse bisognerebbe ripensarlo, ma pensarlo insieme. Sì. Io Questo è il problema. ho fatto disegnare a Giacomo Giacrisotto, che vi invito a conoscere. Jacquard è uno street artist di Bra che lavora a Torino e non solo in tutta Europa. Gli ho parlato del libro, gli ho detto che c'erano tutti questi motori. C'è anche l'aereo di Saint-Exupéry, adesso che incontra García Lorca. Nel 1936 loro sono stati insieme a Granada, non so se si sono incontrati, per me sì, quindi c'è anche quel racconto lì. E invece appunto nell'ultimo racconto c'è la Underground Railroad, che è questa ferrovia sotterranea, che non era una ferrovia ma una rete di contatti, dove c'era la musica, perché c'è una canzone che io cito all'inizio, che permetteva di dare dei segnali ad amici schiavi per aiutarsi a superare le traversie e trovare una Staffetta. direzione, una staffetta. E quindi gli ho parlato di tutta questa cosa e gli ho detto che c'era questo motore che muoveva tutto, e gli ho mandato l'Underground Railroad, che appunto è disegnata con, diciamo che appunto una rete di contatti, e sembra proprio una ferrovia sotterranea. E gli ho detto: però guarda che metaforica, e lì dobbiamo tirare fuori il motore che dà la spinta a tutti i cambiamenti. E Giacomo Jack mi ha disegnato questo. Mamma, questo è quello che è venuto fuori Tanto ho è utilizzato un cuore anatomico preso sui direi libri di che medicina dei libri. bellissimo che poi Io ce l'ho a casa, anche l'ho fatto, però l'ha fatta dentro un cuore, e quindi per me quello comunque è del discorso adesso sul serio dell'umanità, ed è il cuore, non la mente, cioè è il cuore che poi spinge il motore del cambiamento. Magari mi ha dato una chiave troppo romantica, però era con questo che io ho voluto Dove chiudere. troviamo il tuo libro? Tutte le librerie.